anche adesso partiamo con... che se no ti va nel culo. Ok, pronti via. Andiamo a fare la nostra sfumatura. Io li voglio così. Dopo. No, dipende perché fa freddo adesso. Si mette in coda. Ha preso appuntamento? Lo so, ma devo tagliare perché davanti qua non mi piace, troppa zazzera, bisogna tagliare. Devo tagliare. Noi siamo qui, tagliamo, ti devo dire. Se uno dice tagliamo, tagliamo. Con parsimonia. Con parsimonia, va bene. Chi siamo noi per negare quando qualcuno dice taglia? Chi siamo noi? Non facciamo proprio la rasatissima estiva, ma puliamo che sia a posto. Estate ma non troppo, perché... Sì, estate ma non troppo, via. Anche se devo dire che, sinceramente, per essere novembre, e nonostante che oggi ci sia tutto il nuvolo che d'aria, non fa freddo. Non fa freddo. Quello che... Io mi ricordo che novembre ci siamo messi il cappotto. Martedì, martedì c'era una giornata spettacolare. Naturalmente quando cerchi lo spessore, quello tipo sotto, 6 mm. Serve questo. Colore lo riprendi o lo fai passare? Poi ci pensi. Allora, colore un attimo, dici. Ma tutto questo colore che non fa neanche lui, ma non è male. Perché è proprio un accenno. Una nuance, come si dice. Allora, mi manca, naturalmente lui lo ricerco. Eccolo qua. Si è aperta la borsetta. Ho la batteria del telefono che tra un po' si spegne, io te lo dico. Niente, lo faccio in un modo diverso, perché non si è aperta la cosa degli spessori. E si sono sparpagliati in tutta la borsa, naturalmente quello che cerco io è quello che non trovo, che non c'è. E via. E no. All'interno, perché ho guardato di nuovo quando sono arrivato l'altra volta, sempre un mese 33, 24, 23. E ormai sappiamo che è una roba tipo il richiamo del, cioè mi guardo e dico ok. Allora. The time.
E adesso cadiamo praticamente all'inizio di dicembre. No, quindi... che quando arrivano a 40 è perché c'è una calante. Può essere che un briciolino va a influire, ma una cosa millimetrica. Però sono così 3 giorni in più. Luna ha comunque un'influenza, perché vedi le maree, vedi i funghi, vedi quando devi mettere via la roba, le composte, queste cose qua. Quindi ha un'influenza. Sui capelli ce l'ha anche, e che comunque si parla di millimetri. Quindi la differenza è veramente minima. Se uno guarda anche il millimetro, la differenza c'è. Se la forbice taglia bene si sente dal rumore. Quando scricchiola, quando senti lo scricchiolare del capello quando lo tagli, vuol dire che il filo è un po' consumato. Sì, lo facciamo proprio la rasata estiva, perché è comunque un minimo, anche perché se, come avevo fatto che avevo proprio pulito con il rasoio, adesso quando esci fuori che c'è basta una barretta di vento, e lo senti, senti subito il freddino. Ma infatti guarda, quando li ho porti è stato preso il cappello. Quando dicono i capelli corti d'inverno hanno anche loro, perché veramente senti finalmente l'utilizzo del cappello di lana, di quelli belli morbidosi, o le sciarpone quelle alte che coprono la sfumatura. Asciugato, se hai i capelli lunghi, magari ricci, hai una mezz'ora di asciugatura per evitare sinusiti, eccetera, eccetera, eccetera. Anche perché purtroppo è dura dirsi, ma il tempo passa e non si è più dei ragazzini. Per noi era un classico, io lo facevo, quando ancora parla di tempo fa, quando non era obbligatorio il casco in moto, io facevo lo shampoo, avevo i capelli lunghi, e poi col capello bagnato prendevi la moto, avevo l'XT600 della Yamaha, e il tempo che arrivavo al bar avevo la piega fatta, perché si asciugavano, cioè, fai adesso, sì, viene... imbombolato per la cervicale. Hai la cervicale bloccata, raffreddore, sinusite, eccetera, eccetera, eccetera.
papà ti ha chiesto che mi stai. Oggi ti faccio veramente una sfumatura molto più a mano, molto più a forbice, più lavorata, macchinetta che ha proprio solo pulito, dato, per avere morbidezza. Poi tu comunque a quest'ora ti dà sempre l'effetto relax. Una coccola. Sì, guarda, un po' troppo. Il cane più comodo di questa terra. Quella, una cosa a me, l'altro giorno. Alla vetra tutta la vita l'aspettavo. Buongiorno. Abbiamo anche un celestino, sono tutti, tutti a controllare. Assistenti. Sì, assistenti. Assistenti alla poltrona. L'assistente alla poltrona, l'assistente al lettino. Senta, guardate, cambia sulla notazione. E c'è roba nuova aperta, andare a sentire, vedere anche se l'hanno vista anche voi. Vuoi mettere, cambiato qualcosa, va bene. Allora, io qui, ta, 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 e poi davanti te li accorcio un briciolino che non ti salti. Sì, anche su un filo. Però sullo spettinato che dia movimento. Sì, sì. C'è qualcuno alle mie spalle che di movimento ne ha fin troppo, invece quando vieni taglio poi rimangono. C'è un party. Rimane piatto piatto. Ciao Celestina. Non vi picchiate, non fate danni. Ai gatti glielo dici. Ma allora? Lo metto nella borsa da lavoro e facciamo il taglio graffiato con l'assistenza di Celestino. Ci piace questo disegno qua. Ci piace. Abbiamo valorizzato ancora i colpi di sole, perché lavorando in questo modo ti rimane un gioco chiaro e scuro.
che ci sta proprio bene. Controlliamo. Sì. Mi piace questa sfumatura, molto morbida. Morbida, morbidosa. Sì. Buona. Prima macerie? Ma è troppo veloce. Pensa che c'ho ondola, tra un po' un caffettino. Un caffettino? Poi il pezzo è una roba... Fa grattino. Ma infatti, da uno dovrebbe, tutte le volte che vado a fare, avere questo discorso di relax, cioè è una cosa, non una cosa. Se poi vai lì, trovi invece chi... è nervoso? No. Deve essere proprio una coccola. Infatti quando vai anche da quel parrucchiere che ci sono, che hanno la musica sparata, io trovo che non... rovina l'atmosfera, cioè poi per carità ognuno nel suo negozio fa quello che vuole, sì, sceglie. Però quando vai dal parrucchiere o c'è musica lounge, cioè quelle cose rilassanti, ma proprio di sottofondo, perché si deve sentire comunque il rumore della forbice. E poi chiacchierio, sì, ma chiacchierà molto, con un tono molto rilassante. E sono quelle cose che fanno la differenza nei negozi. Si è messo proprio sul banco del... Sì, 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 è lui. Che tipo che è? Lui è Celestino. Guarda, solo macchinetta, niente rasoio. Abbiamo lasciato quello. Pochi millimetri più naturale sull'attaccatura. All right. Vabbè, facciamo ancora. Qua davanti mi piace sto gioco che si incrociano i colori praticamente. È un po' come l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico. Quando... Sai che c'è quella foto famosa del 200? Sì, è un po' come sotto mare di Leo, questi cazzi di due mari non si incrociano mai. Belli, è vero. Salve. Allora, un brutto e che comunque si parla di la di quando anche perché se no 5 minuti comunque asciuga il taglio graffiato. Anche adesso partiamo con OK, pronti via. Lo so, ma devo tagliare. Serve. Colore lo riprendi o sì, lo fai passare? Lo lascio scemare. Poi ci pensi. Sì. Allora, il colore è naturalmente lui lo dice. Eccolo qua. Batteria del telefono che tra un po' si spegne, io te lo dico. Niente, lo faccio in un modo diverso, perché non si è aperta la cosa dei spessori. E si sono spartagliati.